Canta consigli oggi un pochino differenti. Ve l'ho anticipato ieri nel video di Mourinho, perché? Perché oggi andiamo ad anticipare tutta quanta la parte della regola del 72, perché oltre ad aver controllato giocatore per giocatore i migliori dell'ultimo mese, aver aggiornato i calcoli, sono andato anche a scartabellare le migliori squadre dell'ultimo mese per andare un po' a ragionare anche sui blocchi difensivo, blocco offensivo, squadre che hanno segnato di più nell'ultimo mese, squadre che hanno subito meno gol, magari qualche allenatore che ha modificato un po' il suo modo di giocare in vista dello sprint finale, che è molto importante anche per il vostro sprint finale, quello che vi deve portare nelle ultime battute delle vostre fantaleghe a vincere appunto il vostro fantacalcio. Dobbiamo vincere il fantacalcio, siamo vicinissimi alla vittoria del fantacalcio, quindi come ho detto iniziamo con la regola del 72, ma prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione, app che parla di calcio a 360 gradi con tante chicche, tante curiosità, le formazioni, le informazioni, ma ormai lo sapete, l'app di OneFootball quant'è completa, quant'è aggiornata soprattutto dal punto di vista delle statistiche dei giocatori. E dici: ma perché lo dobbiamo scaricare? Allora dacci un altro motivo. Perché mi fate contento, ok? Fate contento il vostro youtuber preferito e continuate a supportare così questo canale anche in questo modo molto gradito, ragazzi. E un altro modo di supportare questo canale è quello di iscrivervi appunto alle rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini, iscrivervi ai miei vari social. Perché? Perché venerdì sera rifaremo la live su Twitch. Dunque iscrivetevi a Consigli Fantacalcio su Twitch e Lorenzo Cantarini Official su Instagram, perché vi do proprio l'anticipazione video e soprattutto il calendario di tutte quante le live. Iniziamo, dai, veloci, veloci, veloci. Veloce, eccola qua, regola del 72, iniziamo. Difensori: Alexandre Voivoda, dopo il gol appunto dell'altro ieri, balza in testa alla classifica. Poi Silva, Molina, Kimi, Magallan, De Ligt, Fazio, Darmian, Gosens, via 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 via, fino ad arrivare a Bruno Alves, Calulu, Tonelli e Zappacosta con la fantameta del 6,50. Comunque in questo mese questi giocatori vanno portato quello 0,5 in più, che poi dite ho fatto 71,5, perché? Perché non è schierato Calulu, porca miseria. Centrocampisti: Sabonara al primo posto 10,50, Malinowski 10,25, Miranchuk fantamedia del 10 nell'ultimo mese, De Paul 9,67, Marin, Viola, Bonaventura, Bakayoko all'ottavo posto, incredibile vedere un mediano all'ottavo posto, fantamedia dell'8,50, via 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 fino ad arrivare Aslan e Parolo fantamedia del 7, attaccanti. Gaston Pereiro, che ancora a me è rimasto lì, che devo togliere, porcaccia miseria. Correa, Immobile, la coppia della Lazio, i due migliori con la fantamedia del 10,75 e 10,25, Berardi, Quagliarella, Palacio, Vlaovic, Raspadori, via via via, fino ad arrivare a Farias, Ronaldo e Shomurodov con la fantamedia del 7,50. Qua fate pausa, ve le andate a guardare se ce l'avete nella vostra rosa. Questi sono giocatori tendenzialmente da schierare se utilizzate come fonte principale la regola del 72, che comunque se vi permette al 99% delle volte di fare 72, quindi di fare 2 gol. Eccola qua la novità di cui vi parlavo, regola del 72, gli attacchi più in forma. Eccola qua, la Lazio 14 gol ha fatto nell'ultimo mese, dunque l'attacco della Lazio secondo me è da schierare in blocco qualsiasi partita stia affrontando. Poi Cagliari, Napoli 9 gol, Atalanta, Bologna, Genoa 8 gol, Parma, Sassuolo, Udinese, Fiorentina e Benevento 7 gol, Juve, Sampdoria 6 gol, guardate la particolarità, Crotone, Milan, Inter e Torino 5 gol. Dunque conviene schierare il blocco attaccanti del Cagliari o del Napoli piuttosto che quello dell'Inter o del Milan in quest'ultimo mese. Magari appunto Pioli e Conte hanno deciso di vincere le partite partendo dalla difesa, mentre il Napoli appunto punta sull'attacco. Non è una novità, ma in questo mese è risultata veramente una verità. E poi Roma 4 gol nell'ultimo mese, Verona e Spezia 3 gol. Difese più in forma, eccole qua, Atalanta, Inter e Sampdoria, soltanto 2 gol subiti nell'ultimo mese, Sassuolo 3 gol. Io ho la porta dell'Atalanta e del Sassuolo al Fanta YouTuber, quindi mi è andata discretamente bene, sono ritornata primo, più 3 punti, speriamo di riuscire a portare a casa questo Fanta YouTuber. Poi Juve, Napoli, Torino 4 gol, Milan, Cagliari, Udinese 6 gol, Verona 7, Crotone, Fiorentina, Genoa, Spezia 8, Roma 9 gol subiti, ma peggio hanno fatto Bologna, Lazio, Parma e Benevento. Mentre eccole qua le squadre più in forma, le squadre che hanno realizzato più punti nell'ultimo mese, eccole qua, Cagliari e Sassuolo 10 punti, Lazio e Samp 9. Vedete, la Samp come non abbia niente da chiedere al campionato, in realtà è stata una delle migliori in quest'ultimo mese. Poi Atalanta, Inter, Napoli 8, Juventus e Torino 7, Milan, Udinese 6, Bologna, Fiorentina 5, Genoa 4, Crotone 3, Spezia 2, Benevento, Roma e Verona 1 e il Parma che non ha fatto praticamente punti in questo mese. E vabbè, dai, via, iniziamo, spero di darvi un'informazione aggiuntiva, ne andremo a tener conto nella chicca del canta di quanto detto fino adesso. Iniziamo con Spezia-Napoli, meteo sereno 18 gradi, indisponibili Mattiello nello Spezia, Koulibaly, Maximovic e Ospina nel Napoli, dunque blocco difensivo che mancherà nel Napoli, giocheranno Meret, Rachmani e Manolas, teniamone conto, squalificato Nzola.
Napoli 9 gol fatti, 4 gol subiti. Spezia 3 gol fatti, 8 gol subiti. Dunque, anche guardando questa statistica, vediamo che la sfida pende a favore del Napoli. Analisi statistiche: il Napoli segnerà su calcio piazzato diretto grazie a una giocata individuale e o in contropiede. Quindi per questo andiamo a consigliare Osimhen, che ha subito un leggero infortunio nell'ultima partita, ma che ci dovrebbe essere al centro dell'attacco contro lo Spezia. Zielinski, Insigne, Politano e Mertens. Lozano indeciso, non perché non lo voglia schierare, un giocatore da schierare, ma se il vostro dubbio è tra Osimhen e Lozano o tra Insigne e Lozano, secondo me sono meglio i giocatori in verde piuttosto che Lozano. Mentre eviterei prove del Marchizza, Erlich, Ismaili e Vignali, tutta quanta la difesa titolare dello Spezia. Analisi tecnica: Rachmani Marolas è la difesa titolare del Napoli in questa partita, dunque attenzione, a maggiore potrebbe inserirsi appunto nelle maglie della difesa rimaneggiata del Napoli. E Rachmani Marolas sono i giocatori che non consiglierei, così come Piccoli, che dovrebbe partire titolare, ma è anche vero che guardando la regola del 72 nell'ultimo mese non ha reso praticamente niente. Eviterei invece Verde e Jasi. Regola del 72 appunto che ci consiglia Savonara, Bakayoko, Osimhen e Insigne, mentre ci sconsiglia Erlich, Marchizza, Pobega, Jasi e Piccoli appunto. La sorpresa potrebbe essere Demme, perché traversa nell'ultima partita, giocatore che tira parecchio, magari infilandosi nel centrocampo dello Spezia, che vede nel suo dirimpettaio Ricci, che non è fisicamente diciamo un mastino, potrebbe ritagliarsi ancora qualche opportunità di andare al tiro. Proseguiamo: Udinese Bologna, meteo sereno 18 gradi, indisponibili Braff e Nestorowski nell'Udinese, oltre i lungo decenti che ormai hanno finito il campionato, Medel, Ike, Sansone e Dix nel Bologna. Chicca del Canta: Udinese 7 gol fatti, 6 gol subiti. Bologna 8 gol fatti, 10 gol subiti. Dunque, difesa dell'Udinese che non è più irreprensibile come una volta, difesa del Bologna che invece fa acqua da tutte le parti. Andando ad incrociare le peculiarità delle due squadre, troviamo che segneranno entrambe con un tiro da lontano. E l'Udinese ha perso con un gol di scarto le ultime 4 partite in casa. Dunque, attenzione, quindi vi consiglio De Paul e Pereira per quanto detto fino adesso, mentre Soriano, Barro e Palacio, che è troppo in forma in questo momento, per il Bologna. Indeciso su Musso, Nuitin, Becao e Bonifasi. Perché? Perché l'Udinese è tendenzialmente una squadra che non prende tantissimi gol. È vero che nell'ultimo mese ha preso un gol e mezzo a partita. È vero che ritorna Musso, titolare in porta nell'Udinese, dunque non mi sento proprio di sconsigliarveli, però ovviamente una partita secondo me che l'Udinese non farà il clean sheet. Eviterei invece Skorupski, Sumarò e Danilo all'altra parte del Bologna, perché il clean sheet che non lo fa lo do quasi per certo. Analisi tecnica: le fasce invece secondo me sono in vantaggio dell'Udinese, quindi consigliamo Molina e Larsen. Indeciso su Zegerar, potrebbe entrare o magari dare il cambio a Molina, un altro giocatore che potrebbe dire la sua, soprattutto dalla parte di Tomiyasu che rientra dall'infortunio, e De Silvestri che comunque sia sconsiglierei. Regola del 72 che ci consiglia Molina, Larsen, De Paul, Svanberg, Palacio, Vignato e Barro, mentre ci sconsiglia soltanto Forestieri e Antov. La sorpresa potrebbe essere ancora Vignato, partita sontuosa la scorsa con 3 assist per 3 gol di Palacio, magari potrebbe ripetersi in questa partita. Inter Sampdoria, meteo sereno 18 gradi. Dice: ma Lorenzo, non cambi le grafiche? No, mi dà dappertutto meteo sereno 18 gradi, e quindi ci godiamo questo tempo primaverile. Indisponibili Vidal e Kolarov nell'Inter, non ci sono squalificati. Inter 8 gol fatti, 2 gol subiti nell'ultimo mese. Sampdoria 9 gol fatti, 2 gol subiti nell'ultimo mese. Dunque, secondo me, andando ad analizzare questa statistica, una partita sinceramente da under 2,5. Andiamo più nell'interno della statistica: l'Inter segnerà grazie ad una giocata individuale, e qui ci sta, ma poi Inter under 2,5 nelle ultime 5 partite, Sampdoria under 2,5 in 7 delle ultime 8 trasferte, dunque partita che proprio scorre verso l'under 2,5. Quindi consigliamo Handanovic, De Vrij, Skriniar, Bastoni, per l'Inter secondo me il gol non lo prenderà, poi Lukaku, Lautaro e Hakimi. Perché? Perché se l'Inter segnerà grazie a una giocata individuale, secondo me verrà fatta da una di questi 3 giocatori. Indeciso su Eriksen, Perisic, Audero, Colle e Tonelli. Perché? Perché anche la difesa della Sampdoria secondo me non andrà a subire l'imbarcata. Prevedo magari un 1-0, dunque anche in questo caso, per chi ha magari Audero, un altro portiere magari di una media squadra, potrebbe essere un'idea intelligente schierare Audero anche se gioca a Milano. Mentre eviterei che tra i Gabbiadini non vedo sinceramente il gol da parte della Sampdoria. Analisi tecnica: buoni voti a centrocampo ma pochi bonus. Secondo me il gol non verrà da centrocampo, e quindi indeciso su Torsby, Silva, Brozovic e Barella. Se volete schierarli per il 6, per il 6,5, li potete tranquillamente schierare. Se avete bisogno di bonus, sinceramente andrei oltre. Regola del 72 che ci consiglia Hakimi, Darmian, Eriksen, Silva, Jankto, Torsby e Quagliarella.
mentre ci sconsiglia soltanto la Gumina. La sorpresa che potrebbe essere in queste partite super bloccate, solitamente l'Inter tira fuori dal cilindro il giocatore che meno ti aspetti. All'inizio campionato è stato D'Ambrosio, nella seconda parte del campionato è stato Darmian. La sorpresa chi sarà? D'Ambrosio o Darmian? Fiorentina-Lazio, meteo sereno, 22 gradi, qua le temperature si alzano a Firenze, indisponibili Borja Valero nella Fiorentina e Scalante nella Lazio, squalificati Igor nella Fiorentina e Fares nella Lazio. Attenzione che Milinkovic-Savic nei due ultimi allenamenti non si è allenato, sembra che sia disponibile per Firenze, però ragazzi attenzione. Chicca del Canta, Fiorentina 7 gol fatti, 8 gol subiti, Lazio 14 gol fatti, 11 gol subiti, dunque sembra una partita invece qua da over 2,5, andiamo a vedere la statistica più nel dettaglio, Fiorentina over 2,5 in 8 delle ultime 10 partite, Lazio over 2,5 nelle ultime 4 partite, dunque partita assolutamente da over 2,5, dunque previsti gol in Fiorentina-Lazio, quindi consigliamo Vlahovic, Buonaventura da una parte, Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ricordiamolo, non ha fatto gli ultimi due allenamenti, dunque aspettiamo le live di venerdì sera e di sabato alle 14 per andare a scegliere se schierare il talento della Lazio oppure no. Indeciso su Ribéry, che viene anche lui da un infortunio, dovrebbe essere comunque sia abile e arruolabile, Caicedo per quanto riguarda la Lazio che è ancora un po' acciaccato, e Acerbi perché forse è l'unico della difesa della Lazio, anzi delle difese che andrei a schierare, infatti vi sconsiglio Dragoschi, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta, Reina, Radu e Marusic. Analisi tecnica, attenzione alle fasce, potrebbero arrivare parecchi più uno, se ci sono tanti gol magari qualcuno potrebbe venire dalle fasce, per cui magari le ali potrebbero portarvi un più uno che potrebbe servirvi per arrivare a 72 o 78. Dunque Lazar è consigliato, Lulic e Casares secondo me duello un pochino di difficile interpretazione su quella fascia, sconsiglierei Biraghi. Regola del 72, Buonaventura, Vlahovic, Correa e Immobile sono i consigliati, Essery, Cajon, Kwame, Marusic, Akpro, Cataldi e Murichi sono gli sconsigliati. La sorpresa potrebbe essere Castrovilli, in ballottaggio con Pulgar, secondo me dovrebbe giocare Castrovilli, c'è aria di europeo nell'aereo e quindi magari potrebbe tirare fuori una super prestazione. Genoa-Sassuolo, meteo sereno, 18 gradi, e ritorniamo ai 18 gradi anche a Genoa. Indisponibili Biraschi, Criscito, forse Criscito recupera, che qua aspettiamo le live, Pellegrini da una parte, Marlon nel Sassuolo. Genoa, gol fatti 8, gol subiti 8 in questo mese, Sassuolo gol fatti 7 ma gol subiti 3. Attenzione, il Sassuolo sembra aver registrato la difesa in queste ultime partite del Zerbi. Analisi statistica, il Sassuolo segnerà grazie a una giocata individuale, il Genoa ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 3 partite, dunque i pochi gol subiti dal Sassuolo si vanno un po' a scontrare con l'alto numero di gol segnati dal Genoa nelle ultime 3 partite, quindi consigliamo Berardi, Raspadori e Juricic per il Sassuolo, i giocatori che potrebbero segnare grazie a una giocata individuale. Pandev perché? Perché è un giocatore abbastanza in forma, non ha giocato l'ultima per squalifica, ma ritorna a parte titolare, potrebbe concludere il campionato alla grande. Pandev sinceramente potrei schierarlo. Indeciso su consigli, Chiricas e Ferrari, difesa del Sassuolo che abbiamo visto prende pochissimi gol, ma il Genoa qualche gol lo fa, ripeto, almeno 2 gol nelle ultime 3 partite, dunque non è garantito il bonus porta inviolata, non è garantito il 6,5 per i difensori. E per questo motivo vado indeciso anche su destra e Scamacca, mentre eviterei Perin, Goldaniga, Radovanovic e Masiello perché secondo me il Sassuolo il gol lo va a fare sicuramente. Analisi tecnica, le fasce sono in leggero vantaggio del Genoa, secondo me Zappacosta dalla parte di Rogerio sfonderà, mentre Cassata e Muldur potrebbero lottare parecchio e dunque magari prendere un 6,5 uno, 5,5 l'altro, oppure viceversa, dunque attenzione a schierarli. Regola del 72 che ci consiglia, Pandev, Scamacca, Shomuro, Berardi e Raspadori, ci sconsiglia Radovanovic, Piazza e De Frel. La sorpresa potrebbe essere Boga, perché? Perché da quella parte nella quale Zappacosta spinge molto, secondo me Boga potrebbe inserirsi e trovare davanti il solo gol da Liga, attenzione. Benevento Cagliari, meteo sereno, 26 gradi, dunque caldo atroce a Benevento, indisponibili Fulon, Letizia, Tuglia, Sao nel Benevento, Pereiro e Sottil nel Cagliari. Benevento 7 gol fatti, 13 gol subiti nell'ultimo mese, mentre il Cagliari 9 gol fatti, solo 6 gol subiti nell'ultimo mese. Analisi statistica, il Cagliari segnerà su calcio piazzato diretto, il Benevento su calcio piazzato indiretto, ci può stare, partita importantissima per quanto riguarda la salvezza, magari non tenendo conto della statistica, una partita che potrebbe risultare bloccata almeno magari nel primo tempo. Il Benevento però ha concesso almeno 2 gol nelle ultime 4 partite, dunque Benevento con problemi difensivi diciamo elevati, e quindi andiamo a consigliare Joao Pero, Lico Giannis, Nainggolan per quanto riguarda i calci di punizione diretti, Viola, La Padula e Glick per quanto riguarda i calci di punizione indiretti.
Spalletti, Montipel Cragno, due giocatori che sono indecisi se consigliare o no, perché effettivamente non so questa partita da che parte andrà a parare. Potrebbe essere un 1-1, potrebbe essere un 2-2, potrebbe essere un 1-0, veramente non riesco veramente a capirlo. Scommettere come Gigi ancora non mi ha mandato le sue previsioni, dunque neanche quella piglio. Però le anticipazioni scommettere come Gigi ve le darò sul mio profilo Instagram appena me le manderà. Adesso, speriamo che me le mandi al più presto. Mentre sconsiglio Barba e Temai, Schiattarella e Duncan. Analisi tecnica, attenzione al caldo tordio, ragazzi. Dunque, i giocatori un pochino più fisici potrebbero non subire, i giocatori un pochino meno mobili, diciamo, potrebbero non subire così tanto il caldo, tipo Nandes, tipo Ionita e tipo Pavoletti. Ionita che potrebbe anche segnare su calcio piazzato in diretto, magari con un colpo di testa. Mentre Insigne, Caprari e Iago Falchi potrebbero avere dei problemi. Infatti, Inzaghi sembra propenso a non rischiarli, appunto, presumo anche guardando il metodo di un caldo torrido a Benevento, di schierare le due punte, le due prime punte, appunto, nel Benevento. Regola 72 che ci consiglia: Viola, Rapadura, Rico Giannis, Marino, Joao Pedro e Cherry, per quanto riguarda i giocatori che nell'ultimo mese hanno reso alla grande. Mentre ci sconsiglia Barba, Schiattarella, De Paoli, Gaes e Godin. La sorpresa potrebbe essere Caldirola, non perché caldo, ma perché per l'assonanza del nome, ma perché Caldirola è una... Dio mio, Caldirola è un altro giocatore abile sui calci piazzati in diretta a prendere magari una respinta della difesa avversaria. Parma-Atalanta, meteo sereno 22 gradi, indisponibili Mann, Mihaela, Brugman e Caramò, otti lungodecenti del Parma. Indisponibile forse anche Toloi nell'Atalanta, non l'ho messo ragazzi ma teniamone conto. Squalificati Hernani e Gollini invece. Chicca del Canta, Atalanta 8 gol fatti, 2 gol subiti, solo 2 gol subiti con l'Atalanta della difesa a 4, Parma 7 gol fatti, 12 gol subiti. L'Atalanta segnerà su giocata individuale e o sfruttando un errore avversario e o grazie a un passaggio filtrante e o su calcio piazzato diretto o indiretto. Dunque prevista goleada da parte dell'Atalanta, quindi consigliamo Zapata, Malinowski, Pessina, Muriel, Mire, Ciucchini, Schifroiler, insomma vabbè, li mettete dentro tutti ovviamente quelli dell'Atalanta. De Ron, l'unico, ma il dubbio è se hai De Ron e Froiler, chi metti? Dico metti Froiler, se no De Ron è un altro giocatore da schierare. Eviterei sempre Pezzella, Gagliolo, Bruno Alves e Conti ovviamente. Analisi tecnica, l'Atalanta col 4-2-3-1 prende pochissimi gol, quindi consigliamo Sportiello, Cinciti, Palomino, ho messo Toloi, ma presumibilmente dovrebbe giocare Atebur in quella posizione, Gosens, indeciso su Gervinho, perché appunto se lì ci fosse Atebur non è un difensore eccelso, insomma da quella parte Gervinho potrebbe andare a sfondare, mentre eviterei Cornelius, Brunetta e Pellè. Regola del 72 che ci consiglia, Kucica, Gosens, Malinowski, Miranchuk. Mentre ci sconsiglia Busi, Bani, Laurini, Osorio, Kurtic e Pellè. La sorpresa potrebbe essere Kucica. Perché? Perché ancora non ho gli arbitri per cui magari potrebbero essere previsti rigori in Parma-Atalanta e soprattutto perché Kucica è stato l'ultimo ad arrendersi di questo Parma. Verona-Torino, meteo sereno, 22 gradi, indisponibili Vieira e Veloso nel Verona, squalificato Tamese. Dunque, centrocampo da rivisitare per il Verona. Giocheranno Barak, quindi retrocesso a centrocampo che non rende granché a fantacalcio, e Sturaro. Chicca del Canta, Verona 3 gol fatti, 7 gol subiti, Torino 5 gol fatti, ma solo 4 gol subiti, dunque difesa del Torino che dà garanzia in quest'ultima parte di campionato. L'analisi statistica cosa ci dice? Che il Torino segnerà su calcio piazzato indiretto, poi Verona under 2,5 in 5 delle ultime 6 partite in casa, Torino under 2,5 nelle ultime 3 trasferte, dunque anche questa partita che va veramente verso l'under 2,5, quindi previsti pochi gol, quindi andiamo a consigliare Bremer, Izzo, Sirigu per quanto riguarda la difesa del Torino e Verdi, perché se il Torino segna sul calcio piazzato in diretto Verdi probabilmente vi porterà il più 1. Indeciso su Silvestri, perché? Perché non vedo, presumo non ci siano tanti gol anche da parte del Torino, ma secondo me il Torino un gol lo fa, quindi Silvestri non prende il bonus porta inviolata. Nkulu, quello che magari schiererei di meno della difesa del Torino, se avete il dubbio, Nkulu, Bremer, schiererei Bremer. E Belotti, perché? Perché ultimamente sta un po' latitando in zona gol, è vero che prende sempre 6, sempre 6 e mezzo, quindi comunque sia non vi porta il brutto voto, ma ovviamente per un attaccante, da un attaccante ci aspettiamo di più. Mentre eviterei Sturaro, Barak e Lasagna. Analisi tecnica, le fasce del Torino sono in crescita, quelle del Verona in calo. Per la prima volta da quando faccio i cantaconsigli non vi consiglio appieno le fasce del Verona. Vi consiglio Lazovic, quello sì perché dalla parte di Vevola è vero che ha segnato l'ultima, ma comunque sia, secondo me da quella parte Lazovic lo asfalta. Mentre tra Faraoni e Ansaldi, soprattutto con questo Ansaldi che è assolutamente in forma, per me Faraoni potrà avere dei problemi. Anche perché Faraoni sinceramente in questo periodo non è che sta rendendo tantissimo. Regola del 72 che ci consiglia, Salcedo, Vevola, Ansaldi e Mandragora, mentre ci
sconsiglia soltanto Lasagna. La sorpresa che potrebbe essere Zaccagni, che nel girone di ritorno praticamente non ha portato bonus, e anche per Zaccagni l'aria dell'europeo potrebbe fare la magia. Roma Crotone, meteo sereno 18 gradi. Indisponibili Perez, Paolo Lopez, Spinazzola, Diawara, Veretout, Zaniolo per la Roma, Di Carmine per il Crotone ovviamente. Come sempre le partite della Roma restiamo un pochino sul chi va là, perché la Roma gioca domani sera e come al solito quando gioca la Roma c'è l'ecatombe dei giocatori, probabilmente giocheremo con la Primavera questa partita del Crotone. Squalificato Mancini nella Roma. Chicca del Canta. Roma 4 gol fatti, 9 gol subiti. Crotone 5 gol fatti, 8 gol subiti. Dunque Crotone molto meglio della Roma in quest'ultimo mese. Però un'analisi statistica cosa ci dice? La Roma segnerà con un'azione sviluppata in fascia e o grazie all'aiuto di un passaggio filtrante e o in contropiede e o con un tiro da lontano. Dunque sono previsti almeno 3 gol della Roma, anche perché il Crotone ha concesso almeno 3 gol nelle ultime 7 trasferte. Poi magari ci sarà anche l'effetto Mourinho, ne parleremo tra un po', quindi consiglio Giacomo Grani, Mkhitaryan, Pellegrini e Carso, apro questi li consiglio. Indeciso su Cristante con Bulla, Smalling, magari il gol a Roma potrebbe anche andarlo a subire. Simi e Onas, che potrebbe essere coloro che invece il gol del Crotone lo vanno a fare. Eviterei invece Cordas, Magallan, Golemitz e Gigi. Analisi tecnica, qua c'è poco analisi tecnica perché la Roma, fare un'analisi tecnica di questa Roma è pressoché impossibile, però la Roma potrebbe giovare dell'effetto Mourinho. Sinceramente la città ne ha giovato, i tifosi ne hanno giovato, nulla toglie che anche i giocatori stessi possano giovarne per fare, perché Mourinho ovviamente guarderà le partite della Roma con attenzione e magari qualche giocatore vorrà mettersi in mostra, qualche giocatore che ultimamente ha reso praticamente poco niente come Bagnes, ultimamente ha reso poco niente e magari vorrà mettersi in mostra con il nuovo allenatore. Indeciso su Santon, che ricordiamolo, uno degli eroi del triplete di Mourinho con l'Inter, mentre sconsiglierei Benali, Pereira, Cicarini e Molina. Regola 72 che ci consiglia Fazio, Magallan, Simi e Onas, mentre ci sconsiglia Kumbulla, Calafiori, Bagnas, Reynolds, Diawara, Dzeko e Luperto. La sorpresa potrebbe essere Fusato, un altro che vorrà mettersi in mostra almeno per essere l'unico portiere che resterà appunto alla Roma l'anno prossimo e quindi magari potrebbe tirare fuori una prestazione super. Andiamo a concludere con Juventus-Milan, meteo nuvoloso 17 gradi, indisponibili Demiral nella Juventus, Maldini nel Milan, squalificato Castiglieco. Chicca del Canta, Juventus 6 gol fatti, 4 gol subiti, Milan 5 gol fatti, 6 gol subiti nell'ultimo mese. Dunque, attenzione, numeri non proprio esaltanti. La Juventus segnerà in seguito un errore avversario. La Juventus over 2,5 in 6 delle ultime 7 in casa, Milan over 2,5 nelle ultime 3 trasferte. Dunque, Juventus che segna di più in casa, Milan che segna di più in trasferta, quindi partita che per le Chicca del Canta è una partita da under tendenzialmente, diventa una partita da over andando più inside alla inside alla statistica. Consigliati quindi Ronaldo Ibrahimovic, potrebbe essere loro due che andranno a risolvere questa partita un pochino strana. Chiesa, Cuadrado, Rebic e Çalhanoğlu, giocatori che sono un pochino magari indeciso se schierarli o meno, andrò a studiare meglio la partita nei prossimi giorni. Eviterei invece chi è Romagnoli e Tomori, perché se la Juventus segnerà in seguito un errore avversario presumibilmente avverrà da uno di questi tre giocatori. Analisi tecnica, duelli sulle fasce strani. Dunque, anche qua non so sinceramente che darvi a consigliare tra Cuadrado, Hernandez, Calabria e Chiesa. Boh, non lo so, andremo a parlare in live. Regola del 72 che ci consiglia Alexandro, De Ligt, Cuadrado, Ronaldo, Teo Hernandez e Çalhanoğlu, mentre ci sconsiglia Bernardeschi, Dybala, Krunic, Leao e Mandzukic. Però potrebbe essere la sorpresa di questa partita. Partita bloccata, entra Alex e la va a sbloccare. Chi lo sa? Si concludono qua i cantaconsigli per la 35esima giornata. Ripeto, ci vediamo venerdì sera ore 21:30 circa su Twitch e poi sabato ore 14 prima dell'anticipo della Serie A. Nel frattempo un saluto dal vascello, ancora non so, trovatemi una porca miseria di chiusura, vi prego. Ciao ragazzi.